Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti per i nuovi visitatori. Io sono Alessia e questo è Polvere di Viole. Il video di oggi non è, diciamo, come tutti gli altri, ma è proprio una collaborazione che faccio con Loretta del canale Note di Profumo. Per questa collaborazione io e Loretta abbiamo pensato di fare qualcosa di un po' particolare e, visto che abbiamo diverse passioni in comune, oltre ovviamente quella per i profumi che è scontata, abbiamo pensato a un'altra delle passioni che ci accomuna, ovvero quella per i fumetti e in particolar modo proprio per la lettura dei fumetti anche un po' vintage. Per questa collaborazione quindi abbiamo pensato di far comunicare due mondi apparentemente distanti, ovvero quello dei fumetti e quello dei profumi. Abbiamo infatti immaginato quali potrebbero essere i profumi firma, quindi profumi indossati da due dei nostri personaggi dei fumetti preferiti, e per quanto mi riguarda io ho scelto Dylan Dog come primo personaggio e il secondo Valentina di Guido Crepax. Dylan, quindi Dylan Dog, è un personaggio a me davvero tanto familiare. Sono proprio cresciuta leggendo questi fumetti, perché appunto mia sorella e mio cugino, che sono più grandi di me, erano degli accaniti appassionati lettori di Dylan Dog, e quindi sono proprio cresciuta leggendo queste storie un po' gotiche, un po' creepy, perfettamente a tema poi Halloween, e me ne sono ovviamente innamorata. Tuttora oggi li leggo, li acquisto e ne ho davvero un buon numero, una bella collezione. Dylan è un personaggio davvero molto molto interessante, che è caratterizzato, ha delle caratteristiche molto particolari. Innanzitutto la prima cosa da sapere su di lui è che come mestiere fa l'indagatore dell'incubo, un mestiere sicuramente molto particolare, e che era a un passato da poliziotto, da agente di Scotland Yard. In realtà Dylan ha un passato abbastanza turbolento, traumatico alle spalle, che in qualche occasione porta ancora con sé, quindi proprio ancora porta con sé le ferite di questo passato così un po' traumatico, e attualmente appunto svolge fondamentalmente questo impiego, questo lavoro di detective privato, ma non un detective normale. Diciamo che si occupa di tutti quei casi che gli altri detective non tratterebbero mai, cioè tutto quello che ha a che fare con il mondo del paranormale. Quindi vediamo Dylan in ogni episodio, in ogni fumetto, fronteggiare vampiri, licantropi, fantasmi, presenze, piuttosto che poltergeist, zombie, eccetera. Il primo numero infatti si chiama L'alba dei morti viventi, e diciamo che la copertina fa già pensare, fa già intuire di cosa si tratta. Un uomo molto avvenente, assolutamente belloccio, che piace tantissimo alle donne. In ogni episodio lo vediamo innamorarsi perdutamente delle sue clienti. Infatti solitamente le clienti sono anche delle belle donne che inevitabilmente lo seducono, e poi alla fine di ogni episodio viene irrimediabilmente scaricato. È una personalità molto molto gentile, sensibile, assolutamente romantico in senso proprio lato, nel senso più ampio insomma del termine. È anche molto fragile, infatti ha tante paure, tante fobie, è sicuramente un antieroe ed è per questo che mi piace così tanto. Suona il clarinetto, anche se in realtà suona un unico brano che si chiama Il Trillo del Diavolo, e ha un hobby che è quello di costruire un galeone. In realtà non lo ha mai terminato, ma lo vediamo molto spesso accingersi appunto a questo lavorio che poi non porta mai a termine. Una sua caratteristica è il quinto senso e mezzo, cioè Dylan Dog ritiene di avere una spiccata dote, che è quella di avere fondamentalmente questo mezzo senso in più rispetto agli altri. Quindi noi abbiamo appunto cinque sensi, lui ne ha mezzo in più, che fondamentalmente gli conferisce questa sensibilità nei confronti del mondo paranormale. Il profumo che mi ha subito fatto pensare a Dylan e che vedrei benissimo indossato da lui è un profumo di una maison inglese. E forse ho dimenticato di dirvi che Dylan Dog è ambientato proprio a Londra, in una Londra a metà strada tra il fantastico e il reale. Il profumo in questione è English Fern. English Fern è una fragranza appunto di Penaligon's, questa maison così, questa antica maison inglese, ed è una fragranza straordinaria, assolutamente evocativa, un po' old school, nel senso che è una fragranza intanto che è stata creata nei primi del Novecento o alla fine dell'Ottocento, adesso non ricordo, ma comunque molto antica, ma nonostante questo
assolutamente portabile. È un po' old school perché fa pensare ai sentori dei profumi da barbershop, quindi quell'odore così bello, rassicurante da dopo barba maschile, ma comunque molto molto bello, elegante, sicuramente non pesante, ma anzi molto molto fresco. È una fragranza che al suo interno contiene note di lavanda, abbiamo chiodi di garofano, muschio di quercia, sandalo. È un profumo comunque in realtà molto più complesso ed è difficile farsene un'idea attraverso la descrizione delle note. Fern in inglese significa felce e secondo me è perfettamente azzeccato per questo profumo. Infatti fa proprio pensare a qualcosa di verde, ad una radura o a un sottobosco, a qualcosa insomma, un paesaggio verde inumidito o da gocce di rugiada o da una sottile pioggerellina. Quindi contiene al suo interno un che di verde, ma anche di morbido, di profumato, di umido, appunto come un sottobosco odoroso. È un profumo che vedo perfettamente per una persona gentile, una persona discreta, anche una persona un po' timida, ma allo stesso tempo estremamente, come dire, cordiale, quindi appunto gentile, che ha un certo savoir-faire, un aplomb, proprio vecchio stile, proprio per un gentleman, insomma. Non è un profumo urlato, non è un profumo che vuole catalizzare tutte le attenzioni su di sé, ma è una fragranza che ha una buonissima persistenza, pur rimanendo intima. Si fonde in maniera, secondo me, straordinaria sulla pelle ed è anche abbastanza, cioè secondo me è anche una fragranza molto sensuale. Mi piace moltissimo e lo vedrei bene indossato dal mio amato Dylan. Questo è English Fern di Penaligons. Il secondo personaggio che ho scelto è Valentina di Guido Crepax. Valentina è un personaggio che è diventato poi anche un'icona pop, sono sicura che praticamente tutti voi abbiate visto almeno una volta nella vita questo personaggio, questa donna con il caschetto corto, occhi chiari, questo corpo così bello, così sinuoso. È un fumetto che è stato creato negli anni 60 ed è proprio figlio del suo tempo, cioè un fumetto che anche testimonia quelli che sono stati appunto tutti i cambiamenti vissuti in quegli anni. In qualche modo Valentina ne diventa anche un po' l'interprete attiva, assolutamente attiva. Intanto è praticamente l'unico personaggio dei fumetti che abbia una carta d'identità, infatti all'anagrafe e in generale per lo Stato Valentina è Valentina Rosselli, nata a Milano il 25 dicembre del 1942. È alta 1,70 m, ha i capelli neri e gli occhi chiari. Tra l'altro il personaggio, proprio con queste sue caratteristiche, è ispirato a Louise Brooks, un'attrice degli anni 20 che un po' incarnava questo prototipo di donna degli anni 20, cioè un po' mascolina, con appunto questo taglio assolutamente rivoluzionario che era appunto il caschetto, il bob, che era un po' ambiguo, insomma era davvero protagonista degli anni ruggenti, degli anni 20, dei primi del Novecento. Di mestiere fa la fotografa, quindi conduce una vita abbastanza normale, tra virgolette, appartiene ad una sociale che è un po' la borghesia della Milano Bene degli anni 60 e diventa l'interprete anche diciamo di una serie di tendenze, di un'area di rinnovamento che appunto si ispirava in quegli anni. Pensiamo appunto ad esempio per quanto riguarda il costume, Valentina spesso indossa jeans molto molto aderenti, la fanno sembrare quasi nuda in un certo senso, gonne molto corte, è sicuramente vestita alla moda, non è sposata perché chiaramente è una donna assolutamente libera, molto diciamo emancipata, anche un po' libertina, che si sentirebbe stretta all'interno di un vincolo come quello del matrimonio, però ha un compagno fisso che è appunto Rembrandt e anche un figlio tra l'altro. Rembrandt è il suo punto di riferimento, cioè Valentina torna sempre da lui. Purtroppo io non ho mai avuto l'occasione di leggere Valentina, ma sono stata sempre molto attratta da questo fumetto, quindi ho letto tanto su Valentina, ho visto dei documentari, sono sempre stata molto interessata dalla figura del suo autore, di Guido Crepax. E quindi se Valentina nella sua vita di ogni giorno appunto fa la fotografa e quindi conduce una vita più o meno normale, e poi nel suo mondo e nel suo universo onirico che invece si immagina in situazioni ben meno normali, quindi magari in situazioni molto sensuali e al limite dell'erotismo. Infatti questa è anche una cifra stilistica di questo fumetto, che era ovviamente un fumetto per adulti e non rivolto ai piccini, ovviamente, come anche Dylan Dog. Quindi per una donna così libera, padrona del suo destino, così emancipata e sicura di sé, io ho pensato ad una fragranza che da sempre ne ho parlato più volte e che da sempre io vedo per una donna con queste caratteristiche,
ovvero il Coco Eau de Parfum Chanel. Per me questa fragranza è davvero perfetta per un tipo di donna come Valentina, quindi emancipata, sicura di sé, anche a volte un po' mascolina nel suo modo di fare, ma con una sensualità, una femminilità intrinseca assolutamente profonda, assolutamente poi evidenti. Anche per una donna poi alla fine tenera, sensuale, quindi che oltre magari questo primo impatto, questo primo aspetto così, così magari un po' duro, un po' algido, poi però nasconde un cuore molto molto dolce, una femminilità a volte fanciullesca. Ed è esattamente a questo che mi fa pensare il Coco tutte le volte che lo indosso. È una sferzata davvero molto energica, che fa pensare ai vecchi Cipr degli anni 80, cioè vecchi nel senso che appunto sono vintage ma comunque buonissimi. Fa pensare proprio ad esempio alla Perla degli anni 80, il primo La Perla, quello con il tappo nero, o anche al Paloma Picasso, al Diva. Diciamo che ha un'apertura abbastanza irruente, ha una piramide molto ricca e ve la leggo perché è impossibile ricordarla a memoria. Abbiamo rosa, abbiamo coriandolo, pesca, gelsomino, chiodi di garofano, mimosa, ambra, sandalo, papatonga, opoponax, vaniglia, labdano e poi anche zibetto. Insomma è davvero molto molto ricca. Si apre, come vi dicevo, con questo carattere un po' non prepotente ma comunque sfacciato, in un certo senso molto deciso, però la fragranza si evolve molto sulla pelle e questa cosa mi ha fatto veramente sognare quando l'ho provato, perché appunto si evolve in qualcosa di estremamente femminile, un fiorito ricco, un nettarino veramente molto molto bello, dove per quanto mi riguarda è protagonista la rosa, ma è una rosa diciamo circondata da tutta una serie di note che la rendono preziosa e molto particolare, seducente, estremamente sensuale. Quindi Coco è sicuramente un profumo che vedrei bene su una donna come Valentina di Guido Crepax. Il video di oggi termina qui, spero tanto che vi sia piaciuta questa nostra idea, che vi siate divertiti, che il video vi abbia tenuto compagnia. Ci vediamo al prossimo video, ciao!